Sì, prova, prova, prova. Gentili telespettatori di Eleven Sport, buon pomeriggio dal Pala Quaresima di Cingoli, dove tra qualche istante scenderanno in campo le formazioni della Santarelli Cingoli e del Guerriere Malo. Prima giornata di ritorno quindi di questo campionato di Serie A Beretta femminile, che vede il Cingoli in penultima posizione con 4 punti in coabitazione con il Nuoro e le Guerriere Malo con 8 punti, frutto di 4 vittorie e 6 sconfitte. Le Guerriere Malo devono ancora recuperare 2 partite, mentre il Cingoli, unico recupero del girone andata, già effettuato mercoledì scorso in quel di Oderzo, dove le ragazze di Analla sono state sconfitte per 26-20. Diamo lettura delle formazioni che stanno già schierate in campo. Guerriere Malo con il numero 3 Belotti, con il numero 27 Bernardelle, con il numero 18 Bisevac, con il numero 19 Campagnolo, con il numero 7 Dalle Fusine, con il numero 10 De Zenne, con il numero 16 Diulgherova, con il numero 14 Faccin, con il numero 15 Lain, con il numero 8 Losco, con il numero 20 Maestrello, con il numero 6 Mirchichi, con il numero 9 Peruzzo, con il numero 17 Anna Pozzer, con il numero 22 Marta Pozzer e con il numero 5 Spigolonne. In panchina mister Diego Menin e Ivano Pozzer. Mentre per la Santarelli Cingoli, in campo con numero 14 Chiara Bartolucci, con il numero 3 Sara Bartolucci, con il numero 16 Battenti, con il numero 4 Cappelli, con il numero 6 Ciattaglia, con il numero 17 Cipolloni, con il numero 18 Cristalli, con il numero 1 Danti, con il numero 5 Faris, con il numero 22 Gian Bartolomei, con il numero 7 Lenardonne, con il numero 20 Mariniello, con il numero 10 Torelli e con il numero 8 Velieri. In panchina con mister Nicola Sanella abbiamo mister Sergio Palazzi, i dirigenti Simone Ciattaglia, Giuseppe Bartolucci e Danti Giuliano. A dirigere l'incontro i signori Luca Nicolella di Benevento e il signor Piergerolamo Potenza di Conversano. Quindi è tutto pronto per questo inizio. Siamo in leggero anticipo rispetto alle ore 18, cui è previsto l'inizio della gara. Ecco gli ultimi consigli dei rispettivi allenatori alle proprie squadre. Dicevamo della classifica. Il Cingoli ha ripreso questo 2021 con mercoledì scorso, giorno dell'Epifania, in cui ha recuperato l'unica gara non disputata e ha recuperato in quel di Oderzo, dove è stata sconfitta pur disputando una discreta partita in quel di Oderzo per 26-20, punteggio che si è poi dilatato nel finale, punteggio che le ragazze di Analla sono state sempre costrette a rincorrere, ma poi negli ultimi minuti hanno avuto la possibilità anche di rimontare al meno 3-2, poi si è dilatato negli ultimi minuti a quel meno 6 che fa
forse è stato un punteggio troppo severo nei confronti della squadra della Santarelli Cingoli. Comunque tutto pronto adesso per l'inizio, prima possesso palla per il Cingoli che è alla destra dei vostri delle schermi con maglia completamente e pantaloncini completo nero e alla vostra sinistra in completo arancio nero le guerriere Malo. Ancora qualche minuto di attesa all'andata, come ricorderete, la prima giornata del campionato, il Cingoli fu sconfitto a Malo per 21-19, fu un incontro abbastanza equilibrato che poi si è risolto a favore delle ragazze Diego Menin negli ultimi minuti. È una partita che nel primo tempo aveva visto la Santarelli Cingoli concludere in vantaggio di una rete e poi per poi, dicevamo, cedere nel finale. Ancora gli ultimi aggiustamenti, gli ultimi consigli da parte dei due tecnici. Adesso abbiamo visto che anche il commissario sta accertando che tutto fosse in regola. Ancora un minuto. Ecco, è tutto pronto. Ora ci dovrebbe essere il fischio d'inizio. Dicevamo, primo possesso palla per il Cingoli con Faris pronta alla battuta a centrocampo. Si inizia adesso con il Cingoli in attacco, che schiera Cristalli dalla destra verso la sinistra, Cristalli, Velieri, Ciattaglia, Faris, Lenardon e Cappelli, in porta Ilenia Battenti. Giro palla del Cingoli, Ciattaglia, Velieri, scambio con Lenardon, schierata terzino sinistro, Ciattaglia che cerca di incunearsi fra primo e secondo, ci riesce, viene strattonata e c'è subito un 7 metri per la formazione di casa. Alla battuta Lenardon e c'è la rete di Cristina Lenardon, la prima di questo incontro su rigore. C'è adesso il primo attacco del Malo con il numero 3, la nuova arrivata italo-argentina Belotti, posizione di terzino destro. C'è uno scambio con Dalle Fusine, ancora c'è il tentativo e il tiro è subito un altro 7 metri, questa volta a favore del Malo, una bella incursione del numero 8 Losco. Alla battuta realizza il numero 6 Merchichi che va a pareggiare i conti. Cingoli quindi in attacco, sempre Ciattaglia, scambio con Lenardon, il tiro di Lenardon che va a realizzare una bella rete Cristina Lenardon all'incrocio alla sinistra del portiere. ...2-1 Cingoli, adesso ancora c'è attacca Belotti ma viene fischiato uno sfondo. Riparte quindi la formazione di mister Analla, sempre con Ciattaglia nel ruolo di centrale, Lenardon terzino sinistro e Velieri terzino destro. Lo scambio tra Ciattaglia e Velieri adesso con Lenardon, Cappelli all'ala, incursione e la rete di Chiara Ciattaglia. Bella questa azione del Cingoli, adesso subito il capovolgimento di fronte dalle Fusine all'ala per il numero 15 Lain che va a realizzare, ad accorciare le distanze, tutta sola l'ala destra mancina del
delle guerriere Malo, che va ad accorciare per la sua squadra 3-2. Cingoli che ancora in attacco con Ciattaglia, Lenardon, Cappelli all'ala, ancora Ciattaglia, Lenardon per Roberto Velieri. Adesso il tiro basso schiacciato, si perde sul fondo di Cristiano Lenardon, che va subito a commettere fallo sul numero 7 dalle Fusine. Belotti per Lain, il scambio con, dalle Fusine, ancora il numero 6 del Malo, che cerca Merchichi, che cerca di incunearsi tra la difesa, ma non riesce. Adesso un passaggio, la stessa Merchichi verso l'ala, non riuscito. Riparte quindi il Cingoli, sempre con Lenardon, Ciattaglia e Velieri. Ancora Cappelli, Ciattaglia che cerca poi per Velieri, adesso Cristalli, Lenardon, giro palla del Cingoli, Ciattaglia che tenta l'uno contro uno, cerca il passaggio al pivot, fermata dal numero 15 Lain, che viene ammonita per questo fallo su Chiara Ciattaglia. Adesso dai 9 metri Faris, Lenardon, ancora Ciattaglia, lo scambio con Velieri, ancora con Lenardon, cerca l'uno contro uno e riesce ancora tra primo e secondo Chiara Ciattaglia, che va a riportare sul Cingoli sul più due. Adesso dalle Fusine cerca il passaggio, ma si perde poi sul fondo, un errore in attacco del Malo. Riparte il Cingoli. Abbiamo visto che la Merchichi in fase viene marcata uomo dalla scelta del tecnico Vanalla di marcarla subito dal primo minuto a uomo. Lenardon ancora lo scambio con Cappelli all'ala, Ciattaglia, Lenardon, scivola Lenardon e parte il contropiede del Malo e c'è la rete questa volta di Merchichi, che non si fa pregare e va a realizzare la terza rete dopo 6 minuti, 4-3 Cingoli. Peccato, scivolata Cristina Lenardon, lasciando quindi campo libero alla Macedone del Malo. Ciattaglia, scambio sempre con la Lenardon, ancora Ciattaglia che tenta Lenardon, il tiro basso questa volta para il portiere Giulgherova. Riparte il Leno, come vedete sempre a centrocampo, Velieri a uomo sulla Merchichi, ancora, e questa volta riesce il passaggio all'ala e il numero 20 Maestrello del Malo va a realizzare la rete del pareggio. E c'è la rete, la prima di Roberta Velieri, che va a realizzare il più uno per il Cingoli, 5-4. Prima rete per la terzino destro del Cingoli. Dalle Fusine Belotti, Losco. Ancora per l'ala adesso, per il numero, quindi ancora dalle Fusine che cerca il passaggio all'ala, c'è l'intercetto con i piedi di Cristalli, 9 metri.
9 metri la palla per Mirchichi, la conclusione è alta e riprende il Cingoli subito battenti per Ciattaglia, scambio Lenardon, scambio con Velieri, si ferma Velieri, viene fischiato un fallo al numero 8 del Cingoli, Faris già sui 9 metri, ancora per Velieri, Ciattaglia, Lenardon. Ancora Lenardone adesso che tenta e riesce, c'è un uno contro uno e va a realizzare alla sinistra del portiere. Cristina Lenardone particolarmente ispirata in questi primi minuti, 6-4, Cingoli si riporta sul più 2 dopo il momentaneo pareggio del Malo. Ancora Losco che tenta, e la Belotti adesso ben servita dalla Losco realizza con un tiro basso schiacciato. Prima rete anche per la Belotti. 6-5, Cingoli in attacco. Lenardon, Ciattaglia, Velieri. In questo momento mister Anella ha fatto il suo primo cambio, è entrata in porta la giovanissima Danti al posto di Lenia Battenti. Faris, Ciattaglia. E c'è la rete di Chiara Ciattaglia con un tiro incrociato sul 7 lontano, anche lei buon inizio di Chiara Ciattaglia, terza rete anche per lei, 7-5 adesso per il Cingoli. Ancora dalle fusine Belotti, Losco, passaggio all'ala numero 20, dicevamo Maestrello. Ancora il giro palla dell'azione un po' palla persa ma poi recuperata dalla Belotti che commette però sfondo su Ciattaglia, fallo in favore della difesa del Cingoli che adesso riparte subito sempre con la solita Ciattaglia e Velieri. Adesso c'è la marcatura uomo anche su Cristina Lenardon. Ciattaglia, Velieri, Cristalli. Adesso Velieri tenta il passaggio al pivot, c'è un tocco con il piede non rilevato dagli arbitri, la Losco in contropiede e serve l'ala numero 20 Maestrello che va a realizzare la sua seconda rete personale, è il 7-6, sempre Cingoli a più 1. Abbiamo adesso, dicevamo, la in che marca a uomo la Lenardone che cerca di sfuggire alla marcatura al numero 15 del Malo. Lenardon, Ciattaglia, Cappelli, trattenuta, fallo della Lain, colpo al viso per la Ciattaglia che è costretta a uscire. Al suo posto Jessica Torelli, adesso colpo al viso, al naso soprattutto di Chiara Ciattaglia. Adesso la Velieri cerca l'affondo, poi c'è la Lenardon che ancora scivola sul tiro dalle fusine, contropiede velocissimo, però questa volta Maestrello spreca tirando sull'esterno della rete, può ripartire il Cingoli. Adesso in panchina stanno tamponando l'uscita del sangue dal naso di Chiara Ciattaglia, persa una palla malamente dal Cingoli, ma altrettanto fa il Malo che spreca malamente, tentativo di contropiede lungo
il lancio della Losco che si è perso sul fondo, adesso può ripartire il Cingoli. Cappelli, Lenardon, Torelli, Velieri, difesa più aggressiva da parte è particolarmente scivoloso il terreno di gioco nei pressi dell'area del Malo. Ancora una volta Cristina Lenardon ha rischiato di cadere. Adesso ancora il Malo in avanti con sempre dalle Fusine, Losco, fermata dalla difesa del Cingoli, viene ammonita numero 8 del Cingoli, Roberta Velieri. Nove metri dalle Fusine, servirà probabilmente Merchichi, poi il passaggio all'ala, ma è troppo lungo, Lain non riesce ad afferrare il pallone e c'è subito un time out di mister Anala, che dopo, a metà quasi del primo tempo, 14 minuti, partita fino a questo momento equilibrata, 7-6 per il Cingoli. Un commento di Giacomo Grasselli su questi primi minuti. Buonasera a tutti, sì, una buona stagione di Cingoli che poco. Grazie Giacomo, dicevamo 7-6, partita alquanto equilibrata, nelle file il Cingoli, tre reti per Chiara Giattaglia, tre per Cristina Nardone, una rete di Roberta Velieri, nelle file del Malo, due le reti di Mirchichi, due di Maestrello e poi una rete per la Lain e una per la Belotti, 7-6 il punteggio, 14 minuti giocati. Questo primo tempo, vediamo ancora Chiara Giattaglia che purtroppo rimane fuori per il colpo ricevuto pochi minuti fa. Velieri, adesso Torelli, Lenardon, difesa molto aggressiva che si sposta in avanti, il tiro di Velieri non è efficace, c'è il contropiede della Lain che va a pareggiare i conti. C'è un po' di difficoltà adesso il Cingoli nell'attaccare questa difesa, questa 5-1 aggressiva fatta dall'allenatore Diego Menin in questi ultimi minuti. Cingoli che in attacco si trova, dicevamo, un po' più in difficoltà. Adesso Torelli che cerca di servire all'ala Cappelli e con un po' di fortuna Cappelli va a realizzare la rete numero 8 per il Cingoli, che riporta la squadra di Anala sul più uno. Malo in attacco dalle Fusine, Belotti, sempre Merchichi marca da uomo adesso da Jessica Torelli, c'è lo sfondo di dalle Fusine, la palla è al Cingoli,
con Danti che serve subito Torelli, Lenardon, Cingoli che si posta, riporta lentamente in attacco, Lenardon, diciamo Torelli, Velieri, ancora Velieri, e c'è bella azione personale, uno scavalcamento di Velieri che va a realizzare la seconda rete personale, di nuovo il più due per il Cingoli, sempre Mirchichi per Belotti, e ancora uno sfondo fischiato alla Belotti, riparte il Cingoli, Torelli, Lenardon, Belotti che protesta, e la rete di Jessica Torelli, bella dal punto di vista tecnico l'uno contro uno di Torelli, ancora protesta la Belotti con gli arbitri per l'ennesimo sfondo fischiato. Esce la Velotti, entra la Bernardelli all'ala, mentre la In si sposta in posizione di terzino destro. La In dalle fusine, Loschi ancora per dalle fusine. La In indietro cerca un varco nella difesa del Cingoli, il passaggio all'ala, ma ancora dalle fusine. Adesso il tiro e la parata di Danti sul tiro da fuori del numero 7. Del Malo che non riparte, può ripartire così il Cingoli, 17 adesso il massimo vantaggio della squadra di Analla. Torelli per Velieri che va dentro, viene strattonata da dietro, c'è un 9 metri. Ancora palla in attacco per il Cingoli, Torelli, Velieri, lo scambio tra le due, ancora Lenardon, Torelli, Velieri che perde palla, parte fulmineo il contropiede della Losco che appoggia delicatamente in rete il numero 6, scusate, il numero 8, Erika Losco, prima rete per lei, accorcia sul 10-8, accorcia dicevamo il Malo. Torelli, ancora Cingoli in attacco, Velieri ancora Torelli che cerca e trova il varco centrale, ancora Jessica Torelli, riporta il Cingoli più 3, e c'è un time out questa volta di Diego Menin sull'11-8, il massimo vantaggio, prima 10-7 e poi adesso 11-8, il massimo vantaggio del Cingoli in questo primo tempo, le tre reti, e Diego Menin chiama subito il suo primo time out. A te Giacomo. Bene così per la Santarelli, che ha saputo sfruttare questo passaggio a vuoto con il break di 3-0. Malo che è sembrato un po' troppo nervoso in questa fase, così Cingoli ha saputo sfruttare le ottime percussioni di Jessica Torelli e Roberta Velieri, che hanno sfruttato i buchi della difesa del Malo e sono riusciti a segnare un importante più 3, adesso che bisogna mantenere quantomeno per la fine del primo tempo. Comunque è una Santarelli Cingoli che rispetto alle altre partite sta dimostrando comunque oggi la netta crescita, il netto miglioramento anche provocato da queste prime 13 giornate in Serie A Beretta maschile. Ci voleva un periodo di adattamento e adesso i risultati si stanno vedendo. A te Mirko. Sì, sta per riprendere il gioco dopo il time out chiesto dal tecnico dell'Eno Diego Menin, scusate, del Guerriere Malo Diego Menin. C'è un'interruzione per asciugare il terreno di gioco, adesso si riprenderà in questo istante. Dalle fusine, la In
Losco, ancora dalle Fusine, che cerca centralmente, non recupera la palla Cappelli, lo fa la Lain, quindi Malo ancora in attacco con la Losco che tenta il passaggio all'ala per la Maestrello, che va a realizzare la sua terza rete personale, accorcia il Malo 11-9. Entra adesso Chiara Bartolucci, esce Sara Cristalli, Francesca Cristalli, scusate. Velieri, Velieri per la Bartolucci, il tiro e la rete sul primo palo, appena entrata Chiara Bartolucci sorprende sul primo palo la Dulgherova. 20 minuti, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, Cingoli a più 3, dalle Fusine, la In, lo scambio tra le due, ancora dalle Fusine, Losco, il servizio per Mirchichi, e la Mirchichi che scivola, fallo della Torelli, è ritenuto sanzionabile con i 2 minuti. Adesso Cingoli in inferiorità numerica, prima esclusione dell'incontro dopo 20 minuti e 35 secondi. Vediamo adesso se il Malo riuscirà ad approfittarne. Dalle Fusine, Lain, Mirchichi, ancora dalle Fusine, lo scambio con Lain, ancora il passaggio all'ala e ancora la Maestrello, infallibile dalla sua posizione, quarta rete per il numero 20, per l'ala sinistra del Malo. 12-10, rientra adesso Chiara Ciattaglia dopo il piccolo infortunio per il colpo subito in viso. Lenardon, Ciattaglia per Bartolucci, ma ancora Velieri, Velieri che cerca il passaggio e perde questa palla il Cingoli, subito il contropiede Bernardel, il passaggio ancora all'ala e ancora la rete di Maestrello. Break del Malo che si riporta a meno 1, 12-11 Cingoli. Adesso fa il suo ingresso anche Sara Bartolucci, che riceve adesso lo scambio con Ciattaglia, ancora Bartolucci che viene fermata dalla Lain. L'arbitro richiama le due giocatrici, il numero 3 il Cingoli, il numero 15 del Malo, per un piccolo diverbio tra le due. Invita tutti alla calma. Ciattaglia per Chiara Bartolucci, ancora lo scambio tra le due con Ciattaglia, adesso Sara Bartolucci, Ciattaglia, ancora il colpo in viso, ancora un ulteriore colpo in viso rimediato da Chiara Ciattaglia, questa volta è Mirchichi che la colpisce al volto. 2 minuti al numero 6, 2 minuti al numero 6 del Malo. Adesso il Cingoli che opta per l'extra player, fuori il portiere, dentro un'altra giocatrice, rientra però subito Danti in porta. Ciattaglia, Velieri che tenta l'affondo, adesso ancora Ciattaglia, ancora Bartolucci, il tiro sotto mano, Dulgherova para, non sfruttato questa superiorità numerica del Cingoli, e riparte lentamente il Leno, scusate, il Malo in attacco. Lain, Bernardel, Loschi, ancora lo scambio tra le tre giocatrici centrali, terzino destro, centrale e terzino sinistro del Malo. Lain che tenta il tiro, la parata di Danti,
Non parte il contropiede del Cingoli, ci attaglia Lenardon. Cingoli ancora per qualche secondo in superiorità numerica. Bartolucci, Lenardon, ci attaglia ancora Bartolucci, ci attaglia il tiro, palo interno, e con un po' di fortuna Chiara Ciattaglia va a realizzare la sua quarta rete personale, e Cingoli che si riporta più due. 6 minuti al termine di questo primo tempo. Bernardel, Lain, dalle fusine Losco, Maestrello, ancora passaggio, il tentativo, perde la palla la squadra di Menin che poi la recupera con Lain. Bernardelle, lo scambio tra le due, manovra alquanto lenta però del Malo. Adesso Lain che viene difesa bene, rientra intanto la Mirchighi, dalle fusine all'ala per Bernardelle che scarica sul primo palo e va a realizzare la sua prima rete dell'incontro, il numero 27 del Malo, Chiara Bernardelle. 13-12 Cingoli. Quando mancano poco più di 5 minuti al termine di questo primo tempo tra Santarelli, Cingoli e Guerriere Malo, ci attaglia Cingoli in attacco, uno contro uno, gli riesce. Oggi alla Ciattaglia riesce tutto. Quinta rete personale, uno contro uno, lascia sul posto la Lain e va a realizzare alla sinistra del portiere di Ulgherova. Adesso la Mirchichi che tenta il passaggio ma ben fermata dalla Velieri. Ancora la Mirchichi, il tiro della Macedone è troppo alto e riparte quindi il Cingoli con Lenardon, Ciattaglia, Bartolucci, ancora Lenardon, ancora lento questo attacco del Cingoli, giro palla molto lento adesso dalle fusine che cerca di staccarsi, cerca la percussione centrale Velieri e subisce fallo. 9 metri per il Cingoli. Faris, Ciattaglia su Chiara Bartolucci, ancora Velieri, giro palla questa volta del Cingoli, Sara Bartolucci, Ciattaglia che attacca, ancora adesso cerca di velocizzare, il tiro di Velieri è smorzato dal muro del Malo, riparte la Lain per la Bernardella, ancora Lain, il tiro va sul palo, la Lain aveva subito una spinta laterale, adesso Lenardon che il contropiede e c'è il recupero di Sara Bartolucci. Nel tentativo di contropiede del Cingoli, il passaggio schiacciato di Lenardon aveva colpito sul tallone la propria compagna, la palla era ritornata in possesso del Malo che però non ha sfruttato bene il contropiede, quindi il Cingoli adesso è potuto ripartire. Ciattaglia, passaggio al pivot non riuscito, Faris non riesce ad agganciare il pallone, riparte velocissima Merchi che il tiro traversa, riprende Faris, Lenardon, adesso contropiede del Cingoli, fase un po' confusa, subisce una spinta da Lenardon in contropiede, intanto entra Caterina Mariniello al posto di come pivot al posto di Fatima Faris, sempre Ciattaglia, Bartolucci, ancora Bartolucci, Velieri e il tiro della Velieri si perde sul fondo, riparte velocissimo il contropiede, Lain e recupero ancora di Chiara Bartolucci, ma palla sempre al Malo e sempre dall'ala, colpisce ancora inesorabile la numero 20 Maestrello alla sua sesta rete personale, riporta ancora a meno uno le Guerriere Malo,
14-13, Cingoli 1 minuto e 45 secondi al termine. Cingoli in attacco, Sara Bartolucci, Ciattaglia, Velieri, ancora Sara Bartolucci per Lenardon, Ciattaglia, ancora Sara Bartolucci, Ciattaglia che cerca adesso il passaggio all'ala alla Lenardon, ma il giro palla del Cingoli non è sufficientemente veloce per consentire una superiorità numerica. Adesso Ciattaglia, il tiro schiacciato a Dulgherova, non si fa sorprendere, palla al Malo, riparte la in per Fosco, per Losco, scusate, ancora dall'ala, e questa volta Margherita Danti para l'ennesimo tiro dall'ala della Maestrello. Ultimo minuto di gioco, Cingoli a più uno, fase quest'ultima fase un po' concitata dell'incontro, con diversi sbagli, errori da ambo le parti. Sara Bartolucci, Lenardon, vediamo se il Cingoli opterà per un attacco lungo. Ciattaglia, Lenardon dall'ala, e c'è il rigore per la difesa in aria di Lain. 20 secondi al termine, 7 metri per il Cingoli. Sulla linea la Lenardon, e c'è la rete di Cristina Lenardon. 5 secondi al termine, ultimo attacco e la rete di Dalle Fusine sulla sirena. Sulla sirena, prima rete per il numero 7 del Malo, che va quindi ad accorciare. 15-14 per la Santarelli Cingoli. Si conclude così questo primo tempo qui alla Pala Quaresima di Cingoli. Dicevamo, tra la Santarelli Cingoli e il Guerriere Malo. A risentirci tra 10 minuti circa.
Gentili spettatori di Eleven Sport, ben tornati qui dalla Pala Quaresima di Cingoli per il secondo tempo di questa, della prima giornata di ritorno della Serie A Beretta femminile tra Santarelli, Cingoli e Guerriere Malo. Il primo tempo si è concluso con il minimo vantaggio del Cingoli per 15-14. Adesso è appena iniziato da qualche secondo il secondo tempo, con il Malo in attacco subito dalle fusine, il tiro e la parata di Margherita Danti. Partita, dicevamo, molto equilibrata il primo tempo, con il Cingoli che in un paio di occasioni si era portata sul più 3, poi sempre ripresa dal Malo. Adesso ancora in attacco con Lenardon, che va al tiro basso, che sorprende Dulgherova. Prima rete di questo secondo tempo da parte di Cristina Lenardon. 16-14 Cingoli. Subito riparte il Malo con Maestrello, Losco. Fermato il numero 8 del Malo. Subito velocissimo il tiro smorzato dalla difesa del Cingoli, ma e c'è un infortunio subito alquanto grave per Chiara Ciattaglia. Non abbiamo capito bene la dinamica, forse sul tiro, sul tentativo di stoppare il tiro del terzino destro del Malo. C'è stato un infortunio, non sappiamo se al gomito. Veramente sfortunata Chiara Ciattaglia, che stava disputando un'ottima partita. Adesso speriamo non sia nulla di grave. Sta accompagnata dai sanitari in campo. Viene accompagnata fuori dal terreno di gioco, si riprende con Margherita Danti, adesso per Cristina Lenardon. Eva Cappelli, Torelli, Velieri, Chiara Bartolucci, l'attacco della Velieri. Velieri, ancora Cingoli in attacco, viene fischiato uno sfondo al numero 8 del Cingoli. Ripartono il Guerriere Malo dalle fusine, c'è la spinta e i due minuti per Velieri e la rete dalle fusine. Fermo il gioco, adesso c'è sono dei chiarimenti al tavolo. Entra in campo Sara Bartolucci con il numero 3. 16-15 Cingoli in possesso palla con Chiara Bartolucci, Torelli.
c'è la combinazione, riparte subito il Malo con Mirchichi e c'è l'invasione del numero 15 Lain. E c'è un time out subito chiamato da mister Analla. 16-15, una rete per parte in questo secondo tempo, ma con un infortunio abbastanza grave per la sfortunata Chiara Giattaglia. A te Giacomo la parola. Di solo 2:40. Quindi a te Mirko. Sì, si riprende dopo il time out chiesto subito da Nicola Sanalla, tecnico del Cingoli. Adesso Bartolucci, le due sorelle Bartolucci scambiano la palla tra di loro. Torelli che cerca, vedo che la squadra del Cingoli è ancora un pochettino frastornata per questo incidente a Chiara Giattaglia. Passaggio al pivot non riuscito, forse c'era un fallo in difesa del Malo. Adesso dalle Fusine, passaggio all'ala che non riesce e c'è palla in mano al Cingoli. Torelli, Lenardon, Bartolucci, Chiara e Sara, scambio tra di loro, adesso per Torelli, Lenardon, Bartolucci, passaggio al pivot intercettato con il piede, 9 metri per il Cingoli che è ancora in attacco. Torelli, Bartolucci, Sara, Bartolucci, Chiara, tentativo non riuscito, recupera palla però Cristina Nardone, questo tentativo di contropiede del Malo. Cingoli che si riporta lentamente in attacco, adesso Velieri che è rientrata, Torelli in posizione di centrale, Sara Bartolucci terzino sinistro che riceve, scambia ancora con Torelli, uno contro uno. E c'è ancora un fallo in difesa del Malo, 9 metri per il Cingoli, Faris, Bartolucci, Sara, Velieri, ancora Torelli, ancora Bartolucci, Sara, giro palla lento del Cingoli, la Lenardon marcata quasi a uomo, Velieri, passaggio all'ala, Cingoli che non riesce a concludere, Sara Bartolucci, palla sul fondo, momento difficile per il Cingoli, dalle Fusine Lain, Bernardelle, Lain dalle Fusine, Losco, anche il Malo qualche difficoltà nella gestione della palla. Ancora una parata di Margherita Danti, questa volta su Bernardelle, e riparte il Cingoli, fase alquanto concitata questi primi 6 minuti di gioco, 1-1 nel secondo tempo il parziale, 16-15 il punteggio fino a questo momento
Velieri, Torelli, Cingoli in attacco, ancora Velieri che cerca, il tiro viene smorzato, è deviato in angolo dal muro, sempre Cingoli in attacco, Chiara Bartolucci per Velieri, per Torelli, il tiro questa volta è sulla ribattuta, la più lesta è a impossessarsi il pallone, è Chiara Bartolucci, c'è cioè un 9 metri, adesso Velieri, non riesce il Cingoli, Sara Bartolucci. Del Malo, Torelli per Velieri, Velieri viene spostata dalla Merchichi, 9 metri ancora per il Cingoli, Faris, Torelli, adesso c'è il passivo, Bartolucci, Velieri, Velieri, Murata, la palla è toccata dalla Bernardella e c'è la rimessa laterale dal fondo del Cingoli. Lenardon che regala palla alle avversarie, contropiede della numero 15 Lain e c'è il pareggio. Del Malo, Bartolucci, Velieri, ancora il Cingoli, adesso si è riportato in attacco, Torelli, Velieri, il tiro basso di Sara Bartolucci, si perde, bene deviato dalla Dulgherova. E il passaggio all'ala al numero 20 Maestrello che va a realizzare la prima rete di questo secondo tempo dopo le 6 della prima frazione e c'è il primo vantaggio del Malo 16-17. Sara Bartolucci che cerca Lenardone, adesso Cingoli fa un po' difficoltà a portare in azione attacco, Velieri che cerca, niente, non fischiano nulla gli arbitri, recupera però Chiara Bartolucci, adesso Faris che va a realizzare dopo la palla intercettata da Chiara Bartolucci, Faris realizza la sua prima rete per il pareggio 17 pari dopo 9 minuti di gioco. Losco e la palla dalle Fusine, il tiro sulla traversa, riprende Danti, riparte il Cingoli in contropiede, scambio Torelli, entra la Torelli e questa volta para, bella la parata bassa di piede della Dulgherova, parata provvidenziale. Lain, scambio con Bernardelle, Lain nove metri, Merchichi e questa volta con un po' di fortuna palla sul palo che poi sulla la schiena di Margherita Danti va in rete, Merchichi, prima rete di questo secondo tempo per lei, terza personale, 17-18 in vantaggio le ospiti al decimo minuto del secondo tempo. Faris, Velieri e il tiro basso di Jessica Torelli, bella questa volta la rete, c'è il pareggio per il Cingoli, subito il Malo in avanti con dalle Fusine, palla, tentativo passaggio all'ala, recupera però Lenardon, adesso palla, tentativo di servire la Bernardella all'ala, non riuscito, riparte il Cingoli con Velieri, Torelli, Bartolucci, Lenardon, Bartolucci e ancora la Dulgherova che in questo secondo tempo sta iniziando ad effettuare degli interventi alquanto decisivi. Losco adesso in attacco per il Malo,
Lain. Lain dalle Fusine. Cambio con Losco, tentativo di servire Mirchighi, ancora dalle Fusine all'ala per Bernardelle. Il tiro, la parata di Danti. Recupera Chiara Bartolucci, riparte Velieri, poi Torelli per Sara Bartolucci. Difesa della Lain, sempre molto aggressiva. Bartolucci, Sara, Velieri, Torelli, ancora Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, lo scambio tra le tre, il giro palla tra le tre giocatrici del Cingoli, ancora Velieri, Velieri per Bartolucci, e questa volta il tiro in doppio appoggio di Sara Bartolucci va a segno e riporta il Cingoli a più uno, 19-18 dopo 12 minuti e 8 secondi di gioco, dopo aver superato lo shock iniziale. Il Cingoli, i primi minuti dovuti all'infortunio di Chiara Giattali, adesso il Cingoli si sta questi ultimi minuti ritrovando, dopo essere passata addirittura in svantaggio si è riportata a più uno. A te Giacomo. A recuperare lo svantaggio, il primo malo questo secondo tempo, brava poi Cingoli a recuperare qui davvero vantaggio in più. Che sta effettuando veramente che mancano cose. Sì, si sta per riprendere il gioco dopo il time out, è chiesto il secondo anche per Diego Menin. Maestrello, lo scambio dalle Fusine con Lain, Bernardel. Ancora dalle Fusine, Maestrello, Losco, posizione di pivot. La Mirchichi in questa fase è all'ala, adesso rientra al centro. Passaggio. Recupera palla al Cingoli in difesa. Era stato anche, secondo noi, un fallo della Losco, ma non fischiato. Poi comunque il Cingoli ha recuperato palla. Velieri, adesso Torelli in attacco. Ancora Sara Bartolucci, Velieri, Torelli, ancora giro palla del Cingoli con Sara Bartolucci, Lenardon che cerca Bartolucci, il tiro, la parata della Dulgherova e riparte il malo con Mirchighi dalle Fusine. Lain, passaggio all'ala per la Maestrello. Losco, ancora fermata. Sembrato severo questa volta al direttore di gara nei due minuti alla Faris. Due minuti adesso in inferiorità numerica il Cingoli. Entra Mariniello, esce Torelli, espulsione temporanea per Fatima Faris. 19-18, 13-30 sul cronometro. Dalle Fusine Mirchichi e c'è un fallo fischiato in attacco al malo. Riparte il Cingoli con Velieri e Bartolucci. Sara, rientra intanto Torelli, Velieri, Sara Bartolucci, Velieri, Torelli, ancora Velieri, Sara Bartolucci, ancora Torelli, Velieri,
è murato il suo tiro, riprende, riparte il Malo con dalle Fusine per Losco, e questa volta a 7 metri. Difesa del Cingoli che è un po' sguarnita in contropiede, ha dovuto commettere fallo Roberta Velieri. Adesso la Mirchichi sui 7 metri va a realizzare con un tiro basso alla destra del portiere Danti. Parità 19-19 alla metà esatta di questo secondo tempo. Cingoli, dicevamo, ancora in inferiorità numerica. Adesso c'è la Velieri marcata uomo, Torelli che cerca l'uno contro uno per Bartolucci, Sara per Chiara, ancora Bartolucci per Torelli che recupera palla, e poi c'è Lain che riconquista il pallone per la sua squadra. Losco per dalle Fusine, Lain, Bernardel scambia ancora con Lain, dalle Fusine, ancora Losco tenta l'uno contro uno e la parata di Margherita Danti, però la palla in fallo laterale, ancora palla in attacco e per il Malo, Mirchichi ancora dalle Fusine, passaggio al pivot, difende il Cingoli, parla per la Bernardel e questa volta la Bernardel appoggia in rete con un pallonetto per il nuovo vantaggio del Malo 20-19. Velieri che ha fatto intanto il suo rientro in campo, quindi ristabilita la parità numerica. Faris, Velieri, Torelli, tentativo di passaggio alla Lenardon, all'ala stoppato, rimessa laterale sempre per il Cingoli. Torelli, Sara Bartolucci, scambio tra le due, adesso con Velieri. Bartolucci, c'è il passivo adesso segnalato dagli arbitri, Velieri. C'è stato un tocco non rilevato dagli arbitri, sarebbe stato angolo per il Cingoli, ma così non è stato. Riparte il Malo, Bernardelle, Lain dalle Fusine, Mirchichi che cerca di liberarsi dal marcamento, dalla marcatura uomo, adesso Lain che va a realizzare nonostante la difesa di Sara Bartolucci. La Inega ha trovato il varco e con un tiro basso è andata a realizzare il più due per il Malo. Velieri ancora al passivo per il Cingoli, passaggio al pivot, bellissima la palla per Fatima Faris. Cingoli che rimane lì in partita. 20-21, 18-30 sul cronometro, ancora poco più di 11 minuti al termine. Malo in attacco, Bernardel, Lain dalle Fusine, Losco dalle Fusine, ancora Losco, passaggio al Martiniello e questa volta trova il varco il numero 8, Losco va a realizzare la sua seconda rete personale. Ancora il fallo su Roberta Velieri, 2 minuti alla Losco, 20-22, doppio vantaggio
per il Malo, 7 metri, adesso vediamo chi andrà alla... No, non è un 7 metri, scusate, un 9 metri, siamo stati 2 minuti alla Losco, ma ci era sembrato di, che l'arbitro avesse anche fischiato rigore. Palla quindi sempre in attacco al Cingoli, Velieri, Torelli, Bartolucci, Lenardon, Torelli ancora, ancora. Passaggio all'ala per Chiara Bartolucci e questa volta la Dulgherova non si fa sorprendere sul primo palo. Opportunità di accorciare fallita da parte del Cingoli che è in superiorità numerica. Dalle fusine, la in, dalle fusine, ancora la in, il passaggio all'ala. Fischiata un'invasione alla numero 20 Maestrello, riparte il Cingoli, ancora per qualche secondo in superiorità numerica. Torelli, Bartolucci, Sara, ancora Torelli, Bartolucci, passaggio all'ala, non riuscito per Cristalli che non riesce ad intercettare il pallone, quindi riparte il Malo. Dalle fusine Bernardelle, Maestrello, Bernardelle, passaggio all'ala per la in. Adesso viene alzato il braccio, il passivo. Due minuti a Cristalli. Entra Mariniello in difesa ed esce Sara Bartolucci. Adesso è il Cingoli in la parità numerica, adesso rientra la Losco, quindi il Cingoli in inferiorità numerica. Un momento quasi decisivo dell'incontro, più due Malo e palla in mano per l'attacco. La in dalle fusine, Mirchicchi all'ala e realizza ancora il numero 20 Maestrello per il massimo vantaggio del Malo, più 3. Faris, Velieri, Torelli, Bartolucci. Difficoltoso questo passaggio della Torelli che adesso qui. Anche la Torelli a terra adesso. Vediamo, speriamo non sia nulla di grave. Solo una contusione. E si rialza Jessica Torelli adesso. Viene richiesto l'intervento per asciugare il tappeto di gioco. 20-23, poco meno di 8 minuti al termine, il vantaggio maturato dal Malo in questi ultimi minuti, massimo vantaggio, dicevamo, di tutto l'incontro. Lenardon, Bartolucci, Torelli, Velieri marcata uomo, Cingoli
Bartolucci. Nove metri. Velieri che cerca di attaccare, adesso Torelli. E due volte Torelli, prima sul palo, pronta sulla respinta, va a realizzare il meno due del Cingoli. Cingoli ancora in inferiorità numerica, Maestella ancora dalle fusine. Lain, buona la difesa del Cingoli, riparte comunque il Malo dalle fusine, il passaggio all'ala, ancora e ancora numero 20 Maestrello, tutta lasciata libera all'ala, va a realizzare ancora la rete del più 3 del Malo. Tanto rientrata Cristalli, ristabilita la parità numerica. Cingoli in attacco, Torelli, passaggio a Faris, il fallo in difesa del Malo, palla 9 metri ancora al Cingoli, Faris, Torelli, Velieri, ancora Torelli, Velieri, ancora Bartolucci, Sara, e ancora un fallo della Lain. Che si prende i due minuti, adesso è il Malo in inferiorità numerica. Cingoli in attacco, adesso Bartolucci, Bartolucci è il tiro fuori purtroppo sul secondo palo. Cingoli in superiorità numerica, non riesce a sfruttare questa situazione e il Malo si riporta lentamente in avanti dalle fusine. Losco Merchichi da fuori va a realizzare il più 4, il massimo vantaggio, e c'è questa volta passi della Velieri. E riparte il Malo con Merchichi. Dalle fusine Losco, Maestrello, ancora Losco dalle fusine. Il Malo non attacca, lo fa adesso. Merchichi, questa volta il tiro è fuori, riparte battenti Torelli, Lenardon, lo scambio tra le due, ancora Torelli. C'era un fallo probabilmente, una spinta in difesa del Malo, ma non rilevata, il gioco è proseguito, adesso è il Malo che attacca, questa volta ha fischiato uno sfondo, riparte in attacco alle guerriere Malo, sfondo del numero 7 dalle fusine. Palla riconsegnata al Cingoli, ma c'è il time out chiesto dal tecnico di casa Nico Nalla a poco meno di 4 minuti al termine, con le ospiti in vantaggio di 4 reti. A te Giacomo la parola. In questa fase
la Santarelli. Poi c'è stato qualche episodio non ravvisato dai direttori di gara e Malo è riuscito a portarsi sul più 4 sfruttando le giocate. C'è stato questo calo e Malo è riuscito sul più 4, molto difficile ora recuperare questo passivo. Certi che Cingoli non a questo punto della partita. Rischio finale. Ora la palla sì, si riprende adesso dopo il time out, l'ultimo, il terzo chiesto da Nico Nalla e... Velieri, Torelli e Bartolucci, lo scambio giro palla tra le tre, adesso Faris e... Sfortunato il Cingoli, partita è cambiata al momento dell'uscita di, per infortunio di Chiara Giattaglia. Losco, Maestrello e adesso Bernardelle che va a realizzare la rete numero 26 per la sua squadra. Cingoli che si riporta in attacco, Torelli, Faris, Velieri, Velieri ancora, Bartolucci ancora fuori, il tiro della Bartolucci, Mirchicchi dalle fusine, Losco, ultimi due minuti di gioco, oramai partita segnata, sfortunata questa del Cingoli. Fatto rettificare il punto della battuta del fallo da parte degli arbitri, adesso battenti, rimesso in gioco Bertorelli, Bartolucci, ancora Velieri, Torelli, un minuto e mezzo al termine, Velieri, Torelli, Faris, ancora Velieri, Bartolucci. Fermata adesso Lenardon, il tiro e la rete di Lenardon che accorcia un po' le distanze. 26-22, un ultimo minuto e c'è il time out di Menin per l'ultimo, anche l'ultimo per la sua squadra. 26-22 il punteggio per la squadra di Diego Menin che si appresta quindi a vincere questo incontro. Dicevamo è un Cingoli abbastanza sfortunato per quanto riguarda il in questo secondo tempo che, con l'infortunio diciamo, di Chiara Giattaglia che ha cambiato un po' le sorti di questo incontro. L'infortunio è avvenuto al primo minuto del secondo tempo e un po' condizionato poi la squadra di casa che non è riuscita più a riprendersi e che ha, è andata sotto adesso di 4 reti a un minuto dalla fine, quindi ultime azioni, ultime due possessi palla, adesso marcatura a uomo a tutto campo quasi del Cingoli. Mirchicchi per il pivot, Losco in posizione di pivot ha realizzato
la sua terza rete personale, 27-22. Velieri in attacco e la parata di sul secondo palo di Dulgherova. E riparte per l'ultima azione le guerriere Malo. Tentativo di passaggio all'ala, la palla esce, rimessa laterale, ma la partita in pratica è finita qua. E le guerriere Malo si impongono sul campo del Cingoli per 27-22 dopo un primo tempo condotto dal Cingoli per 15-14. Dicevamo, una Santarelli sfortunata che ha dovuto cedere il passo alla squadra di Diego Menin. Dal palaquaresima di Cingoli è tutto per questa prima giornata di ritorno al campionato di Serie A Beretta. A risentirci al prossimo appuntamento qui alla Palaquaresima. Arrivederci a tutti.